In questi giorni si è parlato molto della psicosi da accaparramento, persone che acquistano beni di prima necessità in quantità eccessive. Così gli scaffali dei supermercati si trovano ben presto vuoti. A monte ci sarebbe la preoccupazione di una guerra che, oltre a Russia e Ucraina, possa toccare anche altri stati, ma non solo. A questa va ad aggiungersi l'agitazione dei trasporti per il caro gasolio, la richiesta di donazioni di generi alimentari da parte di associazioni da inviare in Ucraina e la risalita dei contagi da Covid. Così si corre ai ripari anche in Toscana. Alcuni episodi si sono registrati. Nessuna critica sui timori, ma sugli accaparramenti una riflessione è da fare, come Unicoop Firenze che ha stabilito che potranno essere acquistati massimo 4 pezzi di alcuni specifici prodotti: olio di semi, farina e zucchero. Il tema è che questi accaparramenti abbiamo notato che non sono stati fatti per uso personale, erano accaparramenti fatti da persone che avevano un'attività commerciale. Allora, siccome su questi prodotti c'è tensione sul mercato, abbiamo preferito in questo momento fare un provvedimento che lega 4 pezzi di ogni 3 prodotto ad ogni scontrino. Claudio Vanni, responsabile delle relazioni esterne di Unicoop Firenze, rassicura: non ci sono problemi, i prodotti ci sono, nonostante la tensione sulle materie prime. Non ci sono problemi, si può venire a fare la spesa tranquillamente, questi prodotti ad oggi si trovano. Certo, c'è una gran tensione rispetto a questo tema delle materie prime. E quindi non sapremo quale sarà la situazione nel tempo. In questo momento non ci sono preoccupazioni, i nostri soci clienti possono venire a fare la spesa e questi prodotti li troveranno sullo scaffale.